Conosciamo tutti Nokia, brand famoso per i telefoni cellulari e comunque una delle principali società tecnologiche al mondo. Il responsabile tecnologico e strategico di Nokia prevede che entro la seconda metà di questo decennio gli smartphone saranno rimpiazzati dai visori di realtà aumentata o realtà virtuale, quindi il metaverso prenderà il sopravvento grazie a questo cambio generazionale di dispositivi tecnologici. Potrebbe avere senso, voglio dire, uno dei freni oggi dell'accesso al metaverso, della diffusione del metaverso, è anche ancora, in qualche modo, la scarsa esperienza d'uso che gli utenti vivrebbero se provassero i dispositivi che esistono oggi, perché i dispositivi di oggi, di fatto, al di là che con i nostri occhi sembrano dispositivi tutto sommato moderni, sono convinto che con gli occhi, guardandoli tra 5-10 anni, guardando indietro tra 5-10 anni, li vedremo come dispositivi vecchi, così come oggi vediamo i primi telefoni cellulari, prima ancora dell'avvento degli smartphone. Ecco, oggi non esiste ancora lo smartphone, l'iPhone del visore per la realtà aumentata o realtà virtuale. Ti ho parlato della lente a contatto smart, quella, a mio parere, potrebbe essere uno dei dispositivi che segnano un po' il passo, che semplificano tantissimo l'accesso al metaverso. Secondo appunto Nokia, che direi insomma qualche esperienza ce l'ha, poi nessuno ha la sfera di cristallo ovviamente, lo smartphone verrà completamente soppiantato, superato da questa nuova categoria di dispositivi. In tal senso questo responsabile della tecnologia, della strategia, vede anche il metaverso semplicemente come un insieme di nuove tecnologie che utilizzeremo per accedere a informazioni sostanzialmente, al di là dell'esperienza, quindi, ma sicuramente il dispositivo è qualcosa che sarà centrale, così come internet, il web e i social media hanno avuto una forte evoluzione grazie all'evoluzione che i dispositivi che permettevano di accedere a queste infrastrutture, a questi ambienti hanno avuto. Quindi, dall'avvento dei telefoni cellulari agli smartphone, è corrisposto in qualche modo un'evoluzione del web e dei social media e di tante abitudini delle persone. Quindi staremo a vedere, insomma, manca poco alla seconda metà di questo decennio, vedremo.